Fede, ti sta squillando il telefono. E chi è? Che ne so, qua è Papa Francesco. Papa Francesco. Oh, Francesco, che mi dici? Ah, è per questo? Ammazza. Oh, io ti ringrazio. Ciao, ciao, ciao. Ciao, sì, ciao, ciao. Cos'è, mi ha detto? Che da Pirotecnia Prenestina sono arrivate le batterie dagli orghe nuove. Vabbè, andiamo, dai. Andiamo su chilo. Regà, siamo arrivati. Speriamo che Lorenzo ci sta. Pare di sì. Andiamo a vedere queste novità. Si va. Eccolo. Ciao, Buonasera. Che dici? Tutto a posto? va bene. Abbiamo visto dei video, dei reel, si chiamano reel, amo, no? Sì, Su Instagram, sulla pagina di Filopassione, che tu sì. mettevi, facevi vedere queste batterie nuove. Sì, sto Hai per le detto novità. una serie di video devi fare, no? Però Esatto. noi volevamo vedere, cioè pure l'arti. Noi aspettiamo tutta la serie di Ah, video. sì, sono arrivate un po' di novità, un po' di cose prodotte quest'anno, fine anno in Cina, arrivate da noi da 2 settimane all'incirca. Quindi siamo arrivati pure tardi. Sì, dai, sono un po' in ritardo, però ecco, che devo provare io, quindi le faccio provare a te, Un almeno. po' colpa sua, sempre impicciata, non voleva venire. Come colpa mia? Sei davvero ora, te. E io, tu non fai niente, cioè, passa così. Insomma, beh, vediamo. Dai, Vai tu, vado e noi dentro, abbiamo. vado io. Non puoi entrare. Tu, no, faccio te, No, io. io non posso entrare. Ah, qua c'è pure, guarda che roba. C'è pure il QR, così poi scannerizzi. Se ti sei trovato bene, vedi, premiaci una recensione. L'hai fatta tu la recensione? Andiamo a fare la recensione. Non Eh già, già la Veloce. trovate. Sì, perché sono le cose nuove, ho Ce l'hai già già. pronti. Amber, questa è tipo Linz, Amber. Sì, sicuro, va bene. Allora, questa è stile egiziano, Anubis. Allora, sì. Questa poi mi sa che è una novità, proprio novità, Sì, allora, questa qui. Allora, le 36 colpi, gli orghe, diciamo, ce ne ha sempre avute pochissime, a 20 mm, eh? 36 colpi, 20 mm, forse ce ne ha avute un paio, dritte, o forse una, crocette, ma in Italia ne sono sempre state importate pochissime. E questa è la prima 36 colpi, 20 mm dritta, e quest'anno ne usciranno altri due modelli, quindi torneremo. quindi. Sì, certo, dovete tornare perché comunque saranno delle novità sul segmento 36 colpi 20 mm che non abbiamo mai avuto. Parlo non abbiamo, perché mostro un Io filo proprio vecchia Prenestina, però parlo da come purista, da appassionato. da appassionato, ma no, da commerciale di Piropassione, perché la Yorke, come dicevo, la linea 36 colpi 20 mm. Ha sempre scarseggiato. Quest'anno sono in produzione 2 o 3 articoli e questo è il primo. È un bel 36 colpi con sbruffo, crackling e Dragon X, quindi apertura Dragon X, 36 colpi, belli veloci. C'è una buona grammatura perché parliamo di 274 grammi. Sono pochi, Per 36 36 colpi non è poco, mazzo. 36 colpi 20 mm non è Sono veramente poco. Grafica bella, Anubis, codice No, c'è da dire che Jorge sulle grafiche ci tiene GV919. proprio. Sì, Cioè, sono tutte belle ci proprio. fanno Come molta colori. Cioè, attenzione. non ti vedi come si fa a accostare l'arancione col blu, ci riesco. Guarda che roba. È spettacolare sta Sì. grafica. Cioè, io non l'accosterei mai, però è venuto bene. Cioè, se lo facevo io Sì. veniva male. Se lo Ci faceva male fanno veniva peggio. molta attenzione Grazie. al Questa invece è una discorso. 25. Questa è una 25 colpi, no, scusa, questa è una 30 colpi 25 mm. Come vedete ha una direzione perché ha delle aperture a sequenziale dritto e poi ha gli striscioni laterali, ricontinua dritta, dritta, striscione laterale con il centro, l'apertura centrale. Effetti, c'ha un po' di effetti misti perché se non sbaglio c'ha la palma, effetto strobe, peonia, Un misto, c'è un po' misto. effetti. Però Anche la cosa bella è che è un questo, piccolo ventaglietto, pure se sì, poi fa bravissimo, degli striscioni, un po' orientati. ripercorre un po' la linea space Spaceline. line La 2 l'abbiamo da provato. 818, sì, da 8, GV 818, quindi la space line 2 GV2. con gli striscioni laterali.
Pure questa bella carica, questa perché sì, 350 grammi, questa più carica di questa. 30 colpi, 25 mm, sta bella carica. Bell'articolo, anche questo novità 2024. E questo qua sono bestioni? Questa è lo stesso carico, ma è altro. Qui è una 36 colpi, 25 mm, arachiri. Questa è tutta dritta, ha effetto sbruffo. Sbruffo blu oro con pesci è effetto. Ah, serpeggiante. No, è quello che si intrecciano. Ah, si intrecciano in aria, sì. Quando apri... prima dell'apertura si intrecciano. Ah, sì, ma poi spacca bene, perché comunque spacca bene. Spacca sale bravo. Molto, perché lo sai che. Certo, gli orchi sulla carica di lancio non si risparmia e carica molto. Bello. Ma dura questo che saprei. Pesante, eh. 430. 430 grammi, quindi. Questa è una 100 colpi da 36 colpi. Ci stanno altre novità, però arriveranno in seguito. Quindi Marica, via delle ferie e devo tornare. Via delle ferie. Vedina a fare un lavoro. Oh, Afia, aspetta un attimo. Mi sono scordato, mi devi provare due cose. Pure queste? Sono. Queste sempre jet e fontane fredde. 8 metri qua scritto. Un secondo 8 metri. Mi devi provare pure queste perché sì. Mi mancano e. Queste ci penso. Sono arrivate anche queste una settimana fa. Cioè questo è uno sbruffo unico da 8 metri durato un secondo. Vedete, fa uno sbruffone, sì, alto. Bravissimo. Lo proviamo subito. Sì, raccomando. Subitissimo. A posto, dai, ci vediamo, bello. Grazie. Ciao, arrivederci. Ciao. Ok ragazzi, eccoci sulla zona di sparo, andiamo a provare queste tre bellissime batterie e le due fontanine che ci ha dato Lorenzo. Allora, con quale partiamo? L'Anubis. Partiamo con l'Anubis, quindi 36 colpi, 20 mm, la novità assoluta, questa è una delle novità. Il formato 36 colpi è proprio una novità per Jorg perché non ne hanno fatte moltissime. Allora, vi ricordo che su questi prodotti qui c'è il 20% di sconto per chi viene a nome Polveri. Allora, partiamo immediatamente. Raga, Anubis devastante, troppo bella, un sacco di Dragon Eggs, molto molto bello, cioè tutta Dragon Eggs, spettacolare. Allora io ragazzi, se mi permettete, continuerei, volevo provare queste fontanine che praticamente sono uno sbruffo unico, quindi ci hanno durato praticamente un secondo, però fanno uno sbruffo tipo di 8 metri, almeno così sta scritto sull'etichetta. Allora prepariamola. Vai. Vediamo dove arrivano, abbiamo preso il palo come riferimento, questi saranno 6-7 metri, vediamo un po'. Secondo me lo eguaglia come altezza, Occhio, oddio. Allora, resto qua, va. Aspettate un altro po'. Sì, sì, allontanatevi un minimo. Ci siamo? Vai. Cioè, l'ha superato il palo, mi sa, Sì. L'hai preso? Sì, sì. Andiamo con l'altra? Vai. Sì, l'ha superato, Mamma mia, sono devastanti, io. Cioè, tu pensa se queste ne prendi, un bel po', no? E le fai partire pure magari in sequenza, no? Pensa che effetto più che ti viene, tipo... Tipo entrata. Sì, brava. Entrata di un compleanno, queste sono belle. Sì, le metti miste con quelle, diciamo, che durano 60 secondi. Pure con qualcuna di queste viene un effetto molto, molto bello. Belle. Batteria, la prossima? Intanto vai. Io smonto. Fai tu, io intanto smonto qua. Da 25 mm. La Amber da 25 mm. 350 grammi. Ma è bellissima, guardate la grafica. La grafica è bellissima. Come abbiamo già detto con Lorenzo, ci piacciono accostamenti dei colori arancio. Sì, l'accostamento è bello, non è facile accostare colore arancione e blu, effettivamente loro però ci sono riusciti molto. Ricordiamoci che questa non va vista così. C'è la direzione. Va vista così perché c'hanno dei ventagli che poi sono degli sbruffi. Vedete, il dritto fa lo spacco e il ventaglio fa uno sbruffo. Mm.
Ragazzi, la batteria Amber è un po' diversa da quell'altra, un po' più lenta, però più particolari. Le partenze laterali erano molto molto belle, facevano un effetto devastante. Pure la volatina finale, ammazza, ha fatto bella. C'ha il suo perché, insomma. Questa è una batteria, a me è piaciuta molto, anche spararla singola. Cioè, sta bene sia singola che in uno spettacolo. Cioè, lo metti in mezzo in uno spettacolo, ti fa la differenza. Andiamo con la prossima. Oh. Ecco polveri, non lo stavamo perdendo. Stanno i avvallamenti. Allora, l'ultima. Andiamo con la prossima. L'ultima, questa, ragazzi. Con la Rakini, secondo me. Oh, questa c'ha un è sacco bella. Di... Questa qua è pesa, eh. Questa c'ha 432 grammi su un 36 colpi 25 mm. Questa è alta, ragazzi. Questo è un modello alto, altissimo, perché cioè è alta tipo la Illuminati. No, la Illuminati. Era Illuminati quella altissima. Cioè, sì, comunque, vai, comunque cioè, guardate quanto è grande. È enorme. Prendi in faccia. È enorme. Ma poi guarda che grafica, tipo... Come si chiama? Harakiri, che è i giapponesi. Harakiri. Harakiri. Oh, Harakiri si chiama. Harakiri. Sembra tipo sushi. Andiamo a vederla insieme, dai. Ragazzi, okay. Tra queste tre batterie, questa pure è stata molto molto bella. Forse è la mia preferita perché c'aveva quell'effetto particolare chiamato pesci, no? Pesci, sì. Mi ricordo che mi ha detto Lorenzo effetto pesci. Dico, che cos'è l'effetto pesci? Era quello là che praticamente sotto lo spacco serpeggiavano tutti quegli effetti colorati. Ragazzi, devastante. Questa è molto molto bella. Questa forse è una di quelle che prendo in considerazione per Capodanno, lo sai? Sì. Ci sta. Bella, bella bella. Raga, grazie per essere arrivati a questo punto del video. Fateci sapere, secondo voi, qual è la più bella e quale vi è piaciuta di più. Marica poi darà il responso, secondo te qual è la più bella? Questa. Quella è stata la sua preferita. Però guarda che secondo però me... Tra le piccole, la, insomma, anche la Nubis, tanta la roba. Nubis, tanta roba, pure questa. Cioè, questa era bella perché c'aveva quel ventaglietto, quei sbruffi a ventaglio, erano partite, sì. Tutte e tre, sì. Belle. Abbiamo preso tre batterie, secondo me, molto molto devastanti. E questi, mo qualcosa ci si inventiamo, tipo una quindicina tutti insieme sarebbe bello, che esce fuori. Comunque ragazzi, noi vi mandiamo un saluto ai ragazzi del gruppo Telegram, entrate nel gruppo Telegram perché presto ci saranno delle novità, un saluto agli abbonati e niente, seguite Lorenzo su Instagram ragazzi, molto importante, ricordatevi del codice sconto, un bacione a tutti.